Scegli me o il fuoco? Frollo appare nel film Il Gobbo di Notre Dame del 1996, 34esimo classico Disney, che potremmo considerare a tutti gli effetti il film più cupo di Disney. Questo perché all'interno di questa pellicola vengono affrontati temi come il genocidio, l'infanticidio, il peccato, la lussuria e la dannazione. Considerando poi che la maggior parte di questi temi fanno parte dei peccati di cui si macchia il personaggio protagonista di questo video, appunto Frollo, possiamo considerare lo stesso come il cattivo per eccellenza di tutta la storia Disney. Maleficio. Infatti, nei cattivi che abbiamo visto fino a questo punto e che abbiamo analizzato nei nostri video, abbiamo visto che questi cattivi agivano per peccati molto generali, come ad esempio l'invidia, la fame di potere, la superbia, la vanità. Frollo invece si macchia di peccati, oltre che essere molto più gravi, risultano essere estremamente più attuali e quindi possiamo anche considerare Frollo un cattivo che si rivolge non tanto ad un pubblico di bambini che forse non possono capire in toto quelli che sono i temi affrontati all'interno di questo film, ma risulta essere appunto un cattivo che parla direttamente agli adulti. Nel film Disney, Frollo è un ministro della giustizia, un giudice, molto alto, abbastanza in là con l'età, presenta un viso molto scavato, molto spigoloso, sempre abitato da uno sguardo arcigno e malvagio, ha i capelli bianchi e indossa una tunica lunga sino alle caviglie, nera, con rifiniture rosse e viola. Ovviamente, come ogni cattivo che ti si rispetti, ha un importante colletto molto alto che copre il collo, con anche delle spalline che in qualche modo enfatizzano ulteriormente la sua figura, e sulla testa porta un particolare copricapo triangolare, anch'esso nero e viola, con una stola rossa. All'interno della pellicola Disney, Frollo compare all'inizio, all'interno del racconto che il burattinaio Clopin sta appunto facendo per introdurci all'interno della narrazione del film. Vediamo Frollo avanzare sul suo cavallo nero estremamente demoniaco, presentato con le parole di Clopin che lo descrivono come colui che vedeva il male in ogni cosa tranne che in lui. La particolarità del personaggio di Frollo è che oltre ad essere un ministro della giustizia e quindi ad operare in qualche modo per cercare di far valere una determinata legge, è inoltre anche caratterizzato da una morbosa fede cristiana che lo spinge a compiere degli atti estremamente discutibili, che però da lui stesso vengono considerati come atti a pulire il mondo dalla feccia, pulire il mondo dalla negatività, che vengono interpretati dallo stesso come una missione datagli da Dio. Per questo aspetto Frollo risulta essere ulteriormente inquietante perché agisce procurando del male nella convinzione però di fare del bene. Frollo si scaglia contro gli zingari, che vengono visti come sporcizia dell'umanità e portatori appunto di distruzione. Discorsi legati alla xenofobia e al razzismo. Portate questi zingari infesti al Palazzo di Giustizia. Frollo diciamo che utilizza un linguaggio molto severo, che non lascia ovviamente spazio ad aperture mentali o all'accoglienza, ecco. Memorabile è la scena in cui con una mattonella schiaccia una colonia di formiche. Formiche che vengono paragonate agli zingari. Questa scena viene utilizzata dallo stesso Frollo per spiegare bene il suo orientamento di politica per quanto riguarda l'intervento all'interno della città di Parigi. Lo vediamo poi anche nelle segrete del suo palazzo di giustizia, mentre dà ordini su come frustare un condannato. Quindi vediamo che Frollo è anche dedito alla tortura. Quindi non soltanto il personaggio di Frollo mira a creare della violenza psicologica. Ricordiamoci la celebre scena dell'alfabeto, un alfabeto tutto caratterizzato da termini legati ad una visione estremamente morbosa del mondo, legata appunto a questa paura della dannazione e del peccato. Sei un idiota! Non era gentilezza, era furbizia, è una zingara! Le zingare non sono capaci di vero amore! Pensa, ragazzo, pensa a tua madre! Come ogni uomo, però, anche Frollo è caratterizzato da un punto debole, e il punto debole in questo caso è un punto debole legato alla carne. Infatti, Frollo si invaghisce della zingara Esmeralda. E in questo caso, Frollo è animato da un odio profondo per la zingara, odio che deriva appunto dalla sua visione razzista e xenofoba. Invece, dall'altra parte, prova un piacere erotico per Esmeralda, tant'è che la vorrebbe possedere.
ci sono alcune scene, soprattutto quando Esmeralda rimane chiusa in chiesa, in cui Frollo si avvicina a lei e assistiamo ad una vera e propria scena di molestia sessuale, in cui appunto lui immobilizza Esmeralda, le accarezza il collo e le odora i capelli, immaginando a suo dire una bella corda intorno al suo collo, ma invece noi sappiamo che nella sua mente ci sono dei pensieri molto più legati all'erotismo e alla lussuria. Il desiderio sessuale di Frollo per Esmeralda lo vediamo ben realizzato all'interno appunto del suo numero musicale intitolato appunto Hellfire, ossia fuoco dall'inferno. In questa scena all'inizio vediamo Quasimodo che paragona Esmeralda ad un angelo e quindi un portatore di luce dal paradiso, mentre poi dopo vediamo Frollo all'interno del suo palazzo di giustizia davanti al caminetto paragonare Esmeralda appunto alle fiamme tentatrici di Satana e all'inferno. In questo numero lui appunto chiede alla Madonna e a Dio di dargli la forza di resistere alla tentazione lussuriosa di Esmeralda, che appunto viene vista come una strega, come un'emissaria di Satana venuta nella terra per corrompere appunto la condotta di Frollo. In questo caso ci sono anche dei rimandi a quello che è il monaco di Lewis. In queste scene vediamo appunto Frollo interloquire direttamente col fuoco, che prende le sembianze di un'Esmeralda danzante, e lui ha in mano la stola di Esmeralda che fa appunto passare vicino al volto, ed è una scena anche quella estremamente erotica che ben sintetizza appunto il desiderio erotico di Frollo verso Esmeralda. Per questo quindi costringerà Esmeralda, una volta averla catturata, a scegliere: scegli me o il fuoco. Memorabile è ovviamente la battuta finale di Frollo, che in qualche modo predice la sua stessa fine. Egli castigherà i perversi e li precipiterà in una voragine di fuoco! Il personaggio di Frollo è stato animato sotto la supervisione di Katy Zielinski, e per creare questo personaggio si sono ispirati all'attore Stewart Granger. Memorabile nella versione italiana di Frollo è ovviamente la caratteristica voce profonda, che io ho sempre parecchio ammirato, che è dell'attore e del doppiatore Eros Pagni, che compare anche nel film Profondo Rosso. La voce è così profonda, così decisa e così severa, io l'ho sempre trovata estremamente affascinante ed è una delle caratteristiche che più mi piacciono del personaggio di Frollo. Ovviamente Frollo, per tutte queste cose che ti ho detto, risulta essere il cattivo per eccellenza Disney, come ti ho detto a inizio video, ed è quindi il cattivo che conclude questo nostro percorso dedicato ai cattivi Disney. Ovviamente ho tralasciato alcuni villains, ma mi sono voluto concentrare su quelli che più amo e che più hanno contribuito alla mia crescita personale, o comunque che mi hanno tenuto compagnia all'interno della mia infanzia e che la tengono tuttora, perché io tuttora mi diverto tantissimo a riguardare tutti i classici Disney. Con Frollo, quindi il cattivo per eccellenza, chiudiamo questa serie di video che io spero ti siano piaciuti. Ovviamente se ti sei perso qualche video, trovi qua a lato come solito la playlist contenente tutti i video dedicati ai villains Disney. Qua sotto in info box ovviamente trovi sempre il link per raggiungermi in qualsiasi social e qualsiasi parte del web. Io come al solito ti do appuntamento al prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione, ciao e a presto!